Ciao e bentornati su Necessary Pixels. Sì, io sono Paolo, lui è Max e il tema del gioco di oggi è il grinding sfrenato. Sì, come si nota dal titolo. Come si nota dal titolo, i segreti della landa del grind. Assolutamente sì. L'idea è un gioco in accesso anticipato. Sì. Quindi entrato in accesso anticipato da pochissimo, dal 13 di luglio. Sì. E il costo per il momento è di 13,99. Cosa? Il costo di Secrets of Green Day. No, 13,99 cosa? Euro. Euro. Ah. Magari erano pesetas. Non ci sono più le pesetas. Perché era ancora più difficile procurarsene. Ah, certo. Erano rare. Era un drop raro la pesetas. Come la carta. Ma la carta ce l'ho usata. Ma no, vabbè, adesso vi facciamo vedere. Allora, Green Day potrebbe sembrare un occhio poco allenato un gioco fatto, un RPG fatto con RPG Maker. E invece di quelli noiosi che fanno tanto anni 90. Riprendo, facciamo dall'inizio e riprendo. No, riprendi. Noi stiamo giocando a questo bellissimo personaggio di nome Bob. Che è un'adorabile ragazza con un cappello. Un cappello, esatto. Che ci hanno dato come premio per aver fatto la prova del collector, per diventare collector. Per diventare collezionisti, qua bisogna collezionare mostri. Collezionisti, il collector non è il nemico dei Vendicatori. Di Mass Effect. Neanche quello di Mass Effect. Ok. Ma bensì il ruolo che abbiamo noi nella società, che è quello di trovare, raccogliere e collezionare cianfrusaglie. Esatto. Questo qua è un vendor, Shady Mercant. Certo, ovviamente. Va bene, andiamo a cercare un sacco di roba, possiamo già comprare. Prima di andare a cercare cose, andiamo a fare a prendere la quest. C'è anche il negozio di cappelli in basso, se ti interessa. Signore, che faccio, abbiamo un enorme cappello sopra. Vediamo che cappelli ha. No, scherzo. Facciamo di prima vedere il gioco, sì, poi vedremo, esatto, che cappelli ha. Qua c'è una quest, secondo me. Secondo me anche. Allora. Ma questo è un po'. Eh? È un po' rude. Mannaggia. Ah, perché non mi prendi il pesce? Va bene. Va bene. Allora, dicevo, il nostro compito è quello di andarcene in giro per questo mondo a raccogliere roba, fondamentalmente. Sì. Cioè diventa un gioco che, come meccanica centrale, ha la parte noiosa di World of Warcraft. Ha il grinding. Esattamente. Puro e semplice. Però te lo fa fare in maniera molto allegra, molto. Cioè si va avanti senza troppi problemi. Sì. Lo senti? Anche soltanto l'esempio che ho fatto all'inizio della partita di prova, sono stato 10 minuti buoni nella prima area dove ci sono i primi nemici a pestare gente a caso, perché è divertente farlo. Assolutamente sì. Ora dovreste cercare cortesemente la gilda dei collezionisti. E credo che sia qua su. Possibile. Sì. Invece il nostro scalpellaio che scalpella il coniglio. Un enorme coniglio di pietra. È bellissimo. Eccolo qua. Oh, mi dia una quest, signor Quinton. Signor Quinton, mi dia una quest. Oh, sì, abbiamo notato quelle strane pietre incise. Teleport plates. Sono teleport. Ok, possiamo andare. Ci sono delle pietre incise con delle ali sopra. Ci si può spostare di posto in posto attraverso queste cose, senza impazzire con miliardi di nemici. Un antico tempio nella foresta delle zucche a sud-est. Sì. Ok. E devo portare la teleport plate all'ingresso, no, così possiamo investigarlo, va bene. Okay. Yeah! Pi-pi-pi-pi-pi. È molto pesante, meno male che abbiamo la borsa. La borsa che è questa qua. Che è bellissima perché è una borsa senziente innanzitutto, e qualunque cosa li mettiamo dentro perde di peso e non occupa spazio, quindi la borsa rimane sempre piccola così, a meno che quando parla che diventa grande così, esatto, con i dentazzi e un atteggiamento, esatto, da cafonaccio, e quindi possiamo portarci in giro tutto quello che vogliamo. Come diceva Paolo, abbiamo finalmente risolto. Ho visto qualcuno che dà una giustificazione per una persona che va in giro portandosi miliardi di armi. Sì. Ok, abbiamo vinto la nuova quest. Sì, e ci dice cosa fare. Perfetto, e ci dà come premio un talent orb. Che ancora dobbiamo capire a che cosa serve. Assolutamente sì, anche perché il menu non è dei più agevoli. Esatto. E gli facciamo vedere il menu. Facciamogli vedere il menu. Il menu è questa roba qua.
che forse è un po' troppo, nel senso che qua abbiamo la scheda. Sai che avremo anche un pet, vero? Sì, che c'è il fianco pet. Avremo, vediamo se possiamo già mettere qualcosa. No, questa è la scheda del personaggio. Qui abbiamo le cose equipaggiate, quindi c'è sia l'equipaggiamento, quello che ci consente di combattere, sia quello di stile. Sì. Di quello a destra, e sotto abbiamo i quick slot, ovvero premendo i due grilletti cambiamo il menu delle azioni in alto a sinistra. Ma io posso farti una domanda mentre sei così lanciato a spiegare tutte queste decisioni del menu? Sì. Io farò vedere il gioco. Eh sì. Poveretti, sono qua da mezz'ora, se tu devi parlare, vedere il menu. Allora, se è a sud-est, è a sud-est. Andiamo a sud, no, sud-ovest. Vedi che serviva. Non lo so, non ho idea. Sud-est. 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 Ho detto io sud-est. Un coniglio. Questo è un terribilissimo nemico. Che faremo fuori così. Raccogliendo peraltro i suoi soldi. Esatto. C'è un cinghiale. Esaltazione per i nuovi nemici, ovviamente. E ci dà? Un cosciotto di cinghiale. Un cosciotto l'abbiamo mangiato e il Bortask ce l'ha droppato. Esatto. C'è un troppo d'albero che vuole darti una quest. Bene. Vai. Oh, ha fatto fuori il coniglio. Perché si è impanicato perché ha battuto la capozza. Bellissimo. Molto. Vediamo che questo ci vuole dare. No. Se metti 20 carote qui ti è una buona idea. Lo vuoi fare? Certo. Sì. Quante ne avremmo messe? Non lo so. Aia. Dai, per morire. Fa malissimo. No, sono morto. Dannato coniglio. Quando si muore si ricomincia l'ultimo ingresso di schermata. Esatto. Quindi nel nostro caso ricominciamo da prima del cinghiale. Esatto. E da prima delle carote. Eviteremo brutalmente adesso. Ah no, adesso ci dà qualcosa. Ma non ne abbiamo più. Quindi esatto. Dobbiamo arrivare. Dobbiamo aggiungere altre carote. Cosa. Sì. A destra c'è la pumpkin wood. Sì. Cinghiali che si schiantano. Che figa. Bello. La viola. Con le distorsioni in alto, credo. E in basso. Sì. Belline. Molto. Quindi sa già perché... C'è anche un spaventapasseri. Sì, ho notato. Ma come vedete abbiamo già sbloccato un po' di... Per il momento si livella parecchio in fretta. Sì. Siamo già al settimo livello. Una cosa del genere. Sì. Ok. E ti hai tirato delle cose brutte. C'è una casetta di marzapane. La strega. La strega. Dice. C'è anche la cosa. La. Vabbè. Sì, l'ho vista. Facciamo conosciamo. Vabbè. Oh, Candy, giustamente si chiama la strega. Tutti i personaggi si chiamano come il ruolo che ricoprono, comunque riferendosi alle loro caratteristiche. Esatto. Sono molto molto carino. Devo dire che è pieno, a differenza di tanti giochi che ho visto. JRPG noiosissimi, devo dire che questo ha il difetto di essere parecchio ironico e quindi essere relativamente divertente da giocare. Per il momento le trovate che hanno tirato fuori sono state abbastanza carine da essere, da mantenere vivo l'interesse. Esatto. Altra cosa che possiamo dirvi, che vabbè che lo state già vedendo, è che c'è una varietà di nemici bella alta. Se tu smetti di morire contro la pianta, non hai smesso. Non ho smesso, perché mi zompava sotto le... Non hai smesso. Sotto i piedi. Non hai smesso, però puoi passare di livello se proprio ci tieni. Va bene. Così ti faccio vedere il menu. Il menu, il menu ha una marea di rami, di cose che possiamo comprare. Giusto per farvelo vedere, questo è per l'attacco corpo a corpo, questa è la magia. Questo supporto con cose che bisognerà ancora sbloccare. Poi ci sono i talenti passivi generali. Esatto. Di corpo a corpo e di magia. Una roba infinita. Sì. Veramente infinita. E beh, del resto il gioco è grindare, quindi mi aggrado. Te tocca grindare. Fury Blade livello 2. Esatto. Beh, facciamo più danni con Fury Blade. Sì. Prima o poi dovremo scoprire come spendere i punti viola. Ancora non l'abbiamo capito. Ah, forse qua? Qua. Sì, proviamo, non so cosa fare. Ah, i talenti costano punti viola. Ah, ok. Hai capito? Quindi tu puoi andare a potenziare il tuo attacco fisico.
c'è da dire che c'è da fare un sacco di click prima di fare qualunque cosa nel menu. E però è anche molto concreto, cioè, c'è anche un sacco di roba oggettivamente. Sì, sì. Vedi che avevi preso un coso viola che ti sblocca. Qua posso sbloccarli tutti, volendo. Beh, concentrati su uno e aumenta tipo l'attacco. Aumentiamo l'attacco. Hai un bonus del 10% all'attacco ora. Ottimo. Maxato. Maxato. Era a posto. E adesso questa è la difesa. Vai. Finiti. 5% della difesa. Finiti. Meglio che niente. Meglio che niente. Voilà. Ok, cos'altro dire sullo Green Day? Che ci sono anche i boss. Sì. Abbiamo visto già due tipi di boss in questa prima parte del gioco. Un boss umano, quindi un duello fondamentalmente, e un... Vuoi ribellarti a questi tempi? Hai rotto lo scudo. Ho rotto lo scudo. Lo scudo si può usare per parare, ma dopo un po' si rovina lo scudo. Cazzo di pianta, c'è un mondo di punti ferita. E se non tu non la scrivi, cacchio, tu continui ad andarle contro, le continui a spuntarti da sotto e tu continui a crepare con la pianta. Adesso la evito e andiamo avanti. La uccidi questa pianta, maledetta. No, se non ammazza. Mamma mia, quanto sei scarso. Vabbè. Mamma mia, quanto sei scarso. Ne sono venuto contro lei, eh. Devi anche prendere i pesci qua. Vabbè, li prenderemo poi. Non sei capace. Devo assumere. Se siete più bravi di Max a fare i videogiocatori e volete venire al posto suo a fare i video del canale e non vi fate sconfiggere dalle stupide piante. Volete dalle piante è triste, Ma è cattivo. Mandate il vostro curriculum a necessarypixels@gmail.com e... Oh, questi è scary. Lo spaventapasseri. Certo. Che ci servono i fiori purpurei. Vabbè, cos'altro c'è da... Dicevo, ci sono due boss. Uno abbiamo visto un boss umanoide, c'è un duello. Uno abbiamo visto un boss mostruoso. Carinissimo. Carinissimo, c'aveva la facciotta. Carinissimo. Bellissimo. È tutto, devo dire che una cosa che mi piace molto di questo gioco è che è tutto molto curato. Sì, esatto. Cioè, non è un gioco che dici, nonostante in sé gli sprites siano piuttosto semplici, non c'è niente che dici, sì, però questa roba qui doveva farla un po' meglio. No, assolutamente. Perché comunque nei limiti del loro... delle cose tecniche che hanno loro, che hanno scelto di avere per questo gioco, è sicuramente un gioco curato. Niente, la pianta proprio non c'è la roba. No, ce n'è spuntata un'altra. La pianta proprio te, la pianta. Ce n'è spuntata un'altra. Per Natale ti regalo un geranio. Che bello, così mamma. Vai a sud. Così, per vedere che c'erano cose nuove, c'è il cimitero. E ci sono anche ci sono dei i fantasmi. Fantasmi. E questa che sarà? Non lo so. Qua c'è un signore però. Bishop. C'è l'alfiere. E non riconosce la nostra presenza. Spacca e tombe. Osservo. No, le osservo. Oh, Grindea. Non so tradurlo. Oh, Grindea, sei una padrona crudele. Ora ti servo in Second Life. Dici che era proprio in Second Life? In Second Life. In Second Life. Qui giace Nomis, mastro cacciatore di tesori e collezionista di mappe. C'è qualcosa tra le sue foglie? No, una mappa del tesoro. Yeah, puoi vedere la tua mappa da dentro il journal, perché sia mai che non c'è qualcosa che passa dal journal. Esatto. Mappe, bravo. Qua. Lì. Ci dice esattamente, c'è proprio lo screenshot lì di dove andare. Però devi poi trovarlo. Eh sì, esatto. Caspito. Bene, 500 monete d'oro se riusciamo a prenderlo. Esatto. Va bene, io direi che abbiamo fatto vedere... Io direi che abbiamo fatto vedere Grindea, vero? A voglia. Ok, allora. Grindea ci sono anticipati in questo momento, abbiamo detto 13,99. Esatto. È un gioco molto carino, secondo me. 13,99 cosa? 13,99 pesetas. Ok. È un gioco molto carino, fatto dai Pixel Ferrets. Che sono tre studenti che svedesi. Come si chiamano? Pixel Ferrets. No, proprio gli studenti. Non c'era scritto. Quanti anni hanno? Ti so dire che sono due ragazzi e una ragazza.
ci mancherebbe, se il triangolo no. Non l'avevi considerato. Non l'aveva considerato lui. La cosa che dicono, che è una cosa che mi fa molto piacere, sì. L'hanno messo in accesso anticipato, ma sì, non sanno assolutamente quando uscirà. Perché? Perché vogliono farlo uscire quando loro sono estremamente soddisfatti. Quando è pronto. Vabbè, ma è già un bel gioco. È una cosa, senso, che... ragazzi, potete pure... E se questo non li soddisfa ancora, porca vacca. Stringere, ragazzi, stringete. Vabbè, dai, è da poco. È da poco che su Steam. Sì, è vero. Per cui, 3 settimane. Sì, ok. Basta, se c'è anticipato che durano 20 anni. Ma sono 3 settimane, poverini. Allora, adesso sai cosa facciamo io e te? Sì? Io ti dico cosa facciamo io e te. Ho paura. Te lo dico dopo. Per il momento salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito. Da Paolo e Max è tutto, grazie per averci seguito. Noi ci vediamo domani, al prossimo episodio. Domani. Domani. Ciao!